L'efficienza e la regolarità della circolazione dei treni sulle linee delle ferrovie dello Stato sono apprezzabili soltanto se si rispetta il principio della massima sicurezza. Per evitare gli incidenti esistono sistemi di blocco elettrico lungo tutta la linea, divisa in sezioni di blocco, la cui lunghezza varia di norma da 5 a 7 km. In Italia, le principali linee ferroviarie sono perciò suddivise in tratti delimitati da posti di blocco, che possono essere ubicati in piena linea, posti di blocco intermedi o in stazione. Un treno può entrare in un tratto di linea, sezione di blocco, soltanto se nello stesso tratto non c'è un altro convoglio. I posti di blocco hanno il compito di disporre a via libera i segnali soltanto quando la sezione da essi protetta è sgombra da treni. Sulle linee delle ferrovie dello Stato, la circolazione dei treni può essere regolata col sistema del blocco elettrico manuale tipo FS. I segnali di blocco vengono manovrati in queste cabine e con questi strumenti da un agente detto guardablocco, che ha la responsabilità della sicurezza e della regolarità del traffico sul tratto di linea a lui affidato. Qui siamo in un posto di blocco intermedio in piena linea. Normalmente i segnali di blocco elettrico manuale sono disposti a via impedita. Essi vengono manovrati a via libera, quando occorre, attraverso una serie di operazioni manuali compiute dal guardablocco. La disposizione a via libera può avvenire solo se la sezione alla quale si riferisce il segnale è sgombra da treni. L'istrumento di blocco è contenuto in una custodia metallica che sulla parte anteriore presenta i seguenti dispositivi. Due maniglie MR e MC in metallo cromato che possono girare attorno a due pulsanti. PR, pulsante richiesta, e PC, pulsante di concessione. In alto troviamo tre avvisatori. A1, A2 e A3. Gli avvisatori assumono colorazione diversa nelle varie fasi di manovra. Al centro della custodia c'è un bottone per la liberazione artificiale della maniglia MC, posto sotto un coperchio mobile, normalmente assicurato con piombo. Gli strumenti di blocco sono muniti di una lampadina a luce bianca lattea che, accendendosi, indica la direzione dalla quale proviene ciascun segnale di corrispondenza e di un pulsante per l'annullamento della segnalazione. Sulla parte posteriore esiste un avvisatore acustico o suoneria. Esaminiamo ora uno a uno questi dispositivi. La maniglia MR, cioè la maniglia di richiesta di consenso per il transito di un treno, ruota da sinistra verso destra, come le lancette dell'orologio. La maniglia MR può assumere due posizioni, normale, come è ora, cioè verticale in basso, o in alto a sinistra con inclinazione di 120 gradi sulla scritta richiesta di consenso. Nei posti di blocco intermedi la maniglia MR serve anche per la manovra dei segnali e può assumere altre tre posizioni, ognuna delle quali forma un angolo di 40 gradi rispetto alla posizione precedente. Posizione I, che indica segnali a via impedita in alto a sinistra. Posizione M', manovra segnali prima categoria in alto a destra. Posizione M', manovra segnali prima categoria e avviso in alto a destra. Normalmente la maniglia MR è in posizione N. L'altra maniglia serve a concedere il consenso e per questo viene indicata con l'abbreviazione MC, appunto maniglia consenso. La maniglia MC ruota in senso antiorario, cioè da destra a sinistra, e può assumere tre posizioni. La posizione N normale, verticale in basso, la posizione C, cioè di consenso, in alto, inclinata a destra, la posizione B, cioè bloccato, in alto, inclinata a sinistra. Anche la maniglia MC
va normalmente tenuta in posizione verticale bassa. L'avvisatore A1 dà 4 indicazioni. Rosso con barra nera in normali condizioni di riposo, cioè con la maniglia MR in posizione normale. Rosso senza barra nera quando la maniglia MR è nella posizione di richiesta di consenso e l'istrumento è in grado di ricevere il consenso stesso. Può essere bianco senza barra nera quando ha ricevuto il consenso dal posto corrispondente. Bianco con barra nera indica invece che il consenso richiesto è stato occupato dal treno transitato sul dispositivo di occupazione. L'avvisatore A2 dà 3 indicazioni. Rosso con barra nera quando mancano le condizioni necessarie per concedere il consenso. Rosso senza barra nera quando tutte le predette condizioni sono state soddisfatte. L'avvisatore invece è verde quando il consenso è stato regolarmente concesso. Il terzo avvisatore, l'A3, dà 2 sole indicazioni. Rosso in posizione normale. Verde quando la maniglia MC sta su bloccato e il treno, transitando sull'apposito dispositivo, ha provocato la liberazione della maniglia. Il treno che esce dalla sezione di blocco agisce infatti sul pedale di liberazione, collegato elettricamente con lo strumento, e la maniglia può essere rimessa in posizione normale. Le segnalazioni fra posti di blocco avvengono secondo un codice e si trasmettono premendo sui pulsanti al centro delle maniglie. La suoneria di campana nel posto corrispondente riceve un segnale acustico puntiforme che si riproduce anche nell'apparecchio trasmittente. 2 squilli servono per chiedere il consenso per un treno viaggiatori. La richiesta di consenso per un treno merci si fa con 3 pulsazioni. Anche il consenso per una locomotiva isolata si chiede con 3 colpi di pulsante. Il consenso si accorda portando la maniglia MC in posizione di consenso e premendo il pulsante PC per la durata di 2 secondi. Il guardablocco che ha inviato un treno deve informarne il posto corrispondente trasmettendo l'avviso di transitato. Si tratta di 4 pulsazioni sul pulsante PR trasmesse con un ritmo particolare. Una staccata, 2 ravvicinate, un'altra staccata. Fra i posti di blocco, in particolari circostanze, sono previste altre segnalazioni acustiche. Un treno in corsa richiede innanzitutto sicurezza, che spetta ai posti di blocco garantire. Il treno avanza verso un posto di blocco che noi per comodo chiameremo C. Il guardablocco del posto C, verso il quale si sta dirigendo il treno, porta la maniglia MR in posizione di richiesta consenso. Poi, accertatosi che l'avvisatore A1 sia rosso senza barra nera, preme 2 volte il pulsante PR, richiedendo in tal modo il consenso al successivo posto di blocco D per un treno viaggiatori. Udito il segnale acustico e rilevata la provenienza dalla segnalazione luminosa, l'agente in servizio al posto D controlla se l'avvisatore A2 presenta le condizioni per la concessione del consenso, cioè rosso senza barra nera. Se il rosso dell'avvisatore A2 è attraversato dalla barra nera, l'agente si limita a dare l'inteso, premendo sul pulsante 2 colpi corrispondenti a quelli ricevuti. La barra nera nell'avvisatore A2 significa che non esistono le condizioni per il consenso. Alla nuova richiesta dal posto C, l'agente del posto D porta la maniglia MC sulla posizione di consenso, in alto a destra, e preme il pulsante PC soddisfacendo in tal modo la richiesta. Al posto di blocco C, per effetto di questa manovra, l'avvisatore A1 viene a mostrare il bianco. Contemporaneamente l'avvisatore A2 del posto D
che prima mostrava il rosso, viene a mostrare ora il verde, che significa consenso concesso. Ottenuto il consenso, il guardablocco del posto C controlla sull'avvisatore A1, dispostosi al bianco, la regolarità dell'operazione e apre i segnali. Il treno avanza, passa sul circuito di occupazione, impegna la sezione di blocco occupando il consenso e rendendolo inutilizzabile per un treno successivo. Quando il passaggio del treno all'altro posto di blocco è completo, è anche avvenuta la liberazione della sezione di linea e la maniglia MC deve essere riportata sulla posizione normale. Il bottone di liberazione artificiale, assicurato con piombo ad aletta, serve per svincolare la maniglia MC dalla posizione di bloccato quando il treno, passando sull'apposito dispositivo, non ha provocato la liberazione automatica. Azionando questo bottone, vengono annullate le garanzie di sicurezza del blocco elettrico. Questa operazione di emergenza è perciò consentita solo nel caso in cui sia realmente mancata la liberazione automatica della maniglia o in particolari circostanze esplicitamente previste. Subito dopo la liberazione artificiale della maniglia MC, bisogna ripiombare il tasto. Non tenete mai l'istrumento spiombato. Non spiombate se non nei casi stabiliti dalle norme. Non dimenticate che l'utilizzazione di un strumento di blocco spiombato può provocare gravissimi incidenti. Il numero del treno, la richiesta e la concessione del consenso e l'avviso di transitato vanno registrati ordinatamente nel rapporto giornaliero sul servizio di blocco modulo M125. In molti posti di blocco, la registrazione delle principali operazioni è fatta automaticamente per mezzo di orologi registratori. Essi sono muniti all'interno di zone di carta paraffinata che si muovono a orologeria. Su questa carta scorrono speciali pennini. In questo caso, il rapporto M125 va compilato solo con le ore di transito e l'annotazione di eventuali spiombamenti. Bisogna seguire con meticolosità le norme previste, specie per le possibili anormalità alle apparecchiature con difettoso funzionamento del blocco, come in questo caso per il quale è prevista l'emissione del modulo M5. Lo scambio di dispacci con i posti di blocco intermedi e con le stazioni deve essere fatto con cura. Fate particolarmente attenzione alla successione dei treni nei casi di guasto al blocco e state attenti a non sbagliare. Prima di dare via libera telefonica, assicuratevi che sia transitato completo l'ultimo treno per il quale avete concesso il consenso. Errori su questo punto hanno dato origine a clamorosi incidenti. Quando al passaggio del treno sul pedale di liberazione, l'avvisatore A3 rimane rosso e di conseguenza non è avvenuta la liberazione della maniglia MC, assicuratevi che il convoglio sia effettivamente passato completo sul dispositivo di liberazione. Soltanto allora spiombate il tasto di liberazione artificiale agendo con la massima cautela e consapevolezza. Non dimenticate mai che gravissimi incidenti possono verificarsi quando il guardablocco ha liberato artificialmente la maniglia mentre un treno che egli riteneva già passato impegnava ancora la sezione di blocco.